E poi gol! Quindi Toscano lascia da Sarri, Sarri in mezzo per Laudanno, e contatto! Sommella rivista la taglia, sotto, anche sotto! Sommella! Ecco a cercare Peluso che perde palla, attenzione a Sarri, il sinistro! Sorgente, va Carbone! Italo, prova Pezzuoli in avanti, Pezzuoli prova a girarsi a destra! Ferretti con Mancino! Il super gol di Ferretti! Tutto pronto per l'inizio del match che vede affrontarsi in Serie B Fantascotti e la Dinamo Palizzi di Capitan Pollio. Entrambe le squadre oggi un po' rimaneggiate. Vediamo tra le file al centro Ribera Puleo. Vitiello, ottimo il dribbling, e poi Molea. Palla sul fondo. Buona questa occasione per i Fantascotti. Subito in attacco in questo primo frangente. Giusto per Apuleo. Rischia qui Apuleo, esce bene però su due uomini. Vitiello recupera palla, la palla è di Colonna che spara sul fondo. Ancora occasione per i Fantascotti. Lei viene da riempire l'acqua santa. Fermo. Il destro, la parata di Pugliese su Russo. Tenore palla in mezzo. C'è la Foglio, la ripartenza, il contropiede, c'è Molea, c'è Colonna, si accentra, Colonna, un miracolo di Sorgente. Così. Non c'è nulla per la Picella. Occhio la ripartenza, Federiche, Molea, sblocca la gara, l'1-0 per la squadra dei Fantascotti, segna Molea. Russo cerca spazio, vede Tenore, defilato, Tenore, no, Russo, se lo divora. Nicolella, c'è il taglio di Colonna di testa, non ci arriva per un soffio. Sul punteggio di 1-0 per i Fantascotti, finisce qui questo primo tempo. Secondo tempo della gara fra Dinamo Palizzi e Fantascotti, quest'ultimo in vantaggio per 1-0, una partita non delle più emozionanti, una bella frazione di gioco, probabilmente vantaggio meritato per la squadra Mai Arancio. Poglio, stop di petto, ancora Poglio, può provare la conclusione, cross in mezzo, poi c'è il contropiede 2 contro 1, Colonna e Molea, Colonna, attenzione, c'è Molea, tutto solo, Molea, incredibile, e ancora Colonna, e ancora Sorgente, superlativo, palla che arriva a Caporusso, Caporusso a destro, la rete del 2-0 dei Fantascotti, tiro apparentemente innocuo, però Sorgente la vede all'ultimo e la palla va all'angolino. Nicolella, c'è Colonna, Colonna tu per tu, Colonna, Tenore prova ad opporsi ma arriva la rete del 3-0 di Colonna. Pulcini sulla tiro, accorcia le distanze per la Dinamo Palizzi, Riccardo Pulcini, il 3-1. Tenore vince il rimpallo, Pulcini buca ancora, la doppietta di Riccardo Pulcini, 3-2 per la Dinamo Palizzi. Russo cerca Pulcini al volo, la risposta di Pugliese sull'out, l'incursione poi di Caporusso, la Colonna sulla destra, buona la falcata, la chiusura, c'è Molea tutto solo, Molea, il 4-2 dei Fantascotti. Non poteva sbagliare da lì, Molea. Sul plus prova ad andare, tornando sui suoi passi. Con la ceduta a Pulcini, che prova il Mancino, gli ha fatto un assist per Pollio! Tiro di poco al lato. Scucchiaia. Apuleo buca lo stop. E allora c'è Colonna che sbaglia. Nicolella in zona tiro, il palo di Nicolella.
Sorgente, dimentica questo pallone. Sorgente, la rete del 4-3 per i Dinamo Palizzi. Sorgente. Sorgente, pugliese, si sente. Partire Nicolella, palla al piede, superiorità numerica dei Fantascotti. Nicolella, Nicolella, si appoggia a Morea. Il 5-3 dei Fantascotti. Andrea Ciama. Ah, è arrivato con C. Russo cerca spazio, Russo! Il tapin e poi gol di Sorgente. 5-4, subito. Sul punteggio di 5-4 si chiude questo match. Ci hanno provati i ragazzi a Dinamo Palizzi, ma alla fine Fantascotti non è meglio. Andiamo dal migliore in campo. Lei è migliore in campo e questa gara vinta dai Fantascotti per 5-4 contro la Dinamo Palizzi. Un innesto, seconda prestazione per te in questa squadra. Due vittorie di fila, per me quindi significa che sei un innesto sicuramente significativo. Una squadra che non è partita con le premesse migliori, si sta rialzando, 6 punti in 2 partite. Raccontacela questa gara. Sì, guarda, penso di non essere stato sinceramente il migliore in campo. Quanto ci ha fatto il lavoro sporco della partita. Senti, comunque anche questo lavoro sporco, come dici tu, è indice di una grande compattezza, oltre al fatto che 3 gol sono importanti. Pensi davvero di essere stato, diciamo, un elemento importante ai fini di questa ripresa dei Fantascotti? Guarda, non so se il merito è mio, non conoscendo la squadra prima, però anzi, sicuramente il merito non è mio, ma forse è una questione di squadra. Senti, alla luce di queste buone prestazioni, sia un po' da esterno che da nuovo innesto, secondo te questa squadra a cosa può ambire? Sinceramente penso che siamo una squadra almeno da prime 10, non lo so, infatti penso che siamo primi, siamo se non mi sbaglio tredicesimi. Vi prendete quello che verrà. Esatto, si vedrà partita dopo partita. Grazie Molea, grazie. Bocca al lupo, grazie.